tutti, nuovo video natalizio con una bella ricettina, quella dei cinnamon roll, che sono delle girelline di al sapore di cannella, di origine svedese, ma che si sono praticamente hanno spopolato in America e poi sono arrivate anche a noi. Qui vi faccio vedere un pochino di backstage, dove sto pesando e preparando tutti quanti gli ingredienti. Vi ho lasciato la ricetta all'inizio di questo video in un'immagine che potrete appunto fermare e prendere così tutti gli ingredienti. Come prima cosa unisco tutti quanti gli ingredienti secchi, e quindi farina, zucchero e lievito e sale, e li mescolo ben bene, di modo che appunto questi possano appunto amalgamarsi omogeneamente. Ecco qui, prendo la mia bella frusta di legno che ho comprato da poco e che amo, e nulla. Poi successivamente vado a unire gli ingredienti liquidi, quindi l'acqua, il latte a temperatura ambiente. Poi prendo il burro fus che ho fatto fondere e l'ho fatto anche poi raffreddare, e lo unisco a questo composto. Mescolo il tutto e poi prendo l'uovo, lo agito un pochino e unisco anche questo alla mistura precedente degli ingredienti secchi, e vado a mescolare fino a che tutti gli ingredienti non vadano a formare una bella pasta sbrisolosa. La vado poi a lavorare, una volta che le mani si sono pulite da queste briciole, si staccano, la vado a lavorare appunto con il classico metodo della massaia che mi ha insegnato mia nonna e anche mia mamma. Tanta forza nelle braccia e nei polsi. Si creerà questa pagnottina bella liscia che andrò ad inserire in questo tegame unto, e poi con la pellicola e andiamo a farlo lievitare per 30 minuti. Allora, nella miss più improbabile che ci possa essere, con un bel raffreddore, volevo dirvi che oggi, in tenuta da chef, ho girato il video per i cinnamon rolls. Spero che sicuramente, allora, perché alla fine ho fatto un sondaggio su Instagram ieri e in tantissime avete risposto che volevate questa ricetta, e quindi ve la faccio in tempo, così potete anche reperire gli ingredienti e farla in una di queste sere al natalizie, diciamo. E è la prima volta anche per me, ho girato questa ricetta, ma in realtà gli impasti sono ancora in lavorazione. La porterò stasera a casa di un'amica e quindi vedremo, oddio mio, come sono venuti. Spero buoni, perché ci ho messo proprio tanto amore. Vedremo. Nel frattempo che lievita, andiamo a preparare il mix per aromatizzare: zucchero e cannella, che saranno appunto l'ingrediente poi che utilizzeremo per cospargere questa nostra base di pasta. Ed ecco che finalmente la nostra pagnotta è lievitata, e adesso la vado a lavorare con il matterello. Appunto, lo infariniamo un pochino e facciamo sì che si venga a creare un rettangolo di 50x35. Successivamente vado a spennellare del burro fuso su questa base di pasta e ci vado a cospargere poi la mistura aromatizzata di zucchero e cannella. Qui ho usato anche zucchero di canna, io ho fatto metà e metà. E una volta che è tutto cosparso ben benino, come state vedendo, sto cercando di coprire il tutto, iniziamo ad arrotolare in maniera molto stretta, e dovrà venire fuori un rotolo di circa 48 cm, quindi cercate di regolarvi un pochino con le proporzioni. Stringetelo tra le mani e infarinatelo. Poi vado a cospargere quella mistura anche sulla teglia dove andremo ad adagiare. Tagliamo a metà il rotolo, poi l'altra, una metà in ancora metà, e poi andremo a fare le girelle di 2-3 cm l'una. Come potete vedere, è meglio infarinare il coltello, così non si appiccicherà comunque la pasta. Le andiamo ad adagiare poi appunto sulla teglia che abbiamo prima imburrato e poi
messo questo mix di zucchero e cannella e dovrebbero venire all'incirca 12 rolls con questo impasto. Questo adesso lo facciamo lievitare per un'altra mezz'ora. E voilà, questo è il risultato finale. Io ci ho messo appunto questa glassa di zucchero a velo e albume. Ho fatto semplicemente montare gli albumi e aggiunto lo zucchero a velo. Fine della storia e poi ho guarnito. In cottura vanno per 180 gradi, a 180 gradi per 20 minuti. E vengono molto morbidi, molto 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 buoni.